Questa è una domanda che getta il sasso nello stagno. Poi però non è detto che io sappia rispondere alla domanda, ma intanto le domande è bene farle, perché poi io dico, anche se non rispondi tu alle domande, magari cominci a instradare la risposta a qualcuno la trova. Allora vedremo stasera qualche intuizione, ecco, sulla novità del Nuovo Testamento, ma io credo che sia un tema intrigante per varie ragioni. Prima appunto perché se noi come cristiani ci rifacciamo prevalentemente al Nuovo Testamento, bisogna capire in che senso parliamo di un Nuovo Testamento. E questo al di là del fatto che il nuovo non sia poi così nuovo, no? Sono passati 2000 anni, ormai il nuovo comincia a essere antico anche lui. Di come invecchino facilmente le cose ve ne rendete conto anche nel Nuovo Testamento stesso. Andate nella comunità giovannea, Vangelo di Giovanni, le lettere di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni sentite Gesù che dà un comandamento nuovo. Passano pochi anni, all'interno della comunità giovannea, colui che ha la guida della comunità, che si chiama il presbitero, dice: "Non vi do un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio." Ed è sempre quello, quello di amarsi reciprocamente gli uni gli altri. Quindi, se alcune cose sembrano addirittura diventare da vecchie a nuove nel Nuovo Testamento stesso, figuratevi a 2000 anni di distanza come rischia di invecchiare questo testo. Ma in realtà, io cercherò di dimostrare che il Nuovo Testamento continua ad essere nuovo sotto tanti aspetti, anche se ormai lo conosciamo abbastanza. Forse dovremmo conoscerlo di più e meglio, ma comunque non è certamente una vera e propria novità per tutti noi dal punto di vista della conoscenza dei testi. Allora io partirei dall'elemento meno nuovo. Quando noi diciamo Nuovo Testamento, in questa espressione c'è un elemento cangiante e un elemento di continuità. Quello che cambia è il nuovo, quello che rimane è il testamento. Quindi partiamo dal testamento. Che è l'elemento della continuità. Se c'è un Nuovo Testamento è perché c'è un altro testamento che non è nuovo. Qui poi sugli aggettivi ci sprechiamo. Una volta era il Vecchio Testamento, poi ha detto: "No, vecchio non è bello, sembra offensivo, nessuno vuole essere vecchio, no?" Ci pensate, Berlusconi, chi è che vuole essere vecchio? Sono tutti giovani, quindi vecchio non va bene. Antico. Antico è un aggettivo più solenne, no? Piace di più, anzi, le cose antiche sono preziose, ecco. Se vi insultano, dicono vecchia, no, non vecchia, antica, ecco, così vi difendete da un insulto. Ma anche antico ad alcuni non piace troppo perché dice: "Ma questo nel dialogo con gli ebrei non va tanto bene." Allora da alcuni anni è invalso l'uso di parlare di Primo Testamento. E in effetti può essere una delicatezza, ecco, nei confronti dei nostri fratelli ebrei. Io qualche perplessità ce l'ho perché poi allora il nostro diventa il Secondo Testamento e voglio dire, nessuno vuole essere antico, nessuno vuole essere vecchio, allora perché io devo essere secondo? Che secondo è sempre quello ai piedi, dove c'è uno che vince e tu sei secondo e rodi dentro perché sei secondo. Quindi dire che Gesù è secondo non è che mi piaccia tanto. Quindi, siamo rimasti così che non sappiamo bene come definire queste realtà. Comunque, c'è un altro testamento che non è quello nuovo. Ok, ma che testamento è? Perché anche questa è un'espressione infelice. Nessuno vuol sentire parlare di testamento perché puzza di morte. Facciamo testamento quando ci sentiamo ormai prossimi ad andarcene da questo mondo. E questa è l'idea che c'è dietro al primo, secondo, antico, vecchio, nuovo testamento? No. Ovvero, anche, ma non prevalentemente. Questo dipende dal fatto che la parola che in greco indica il testamento, in realtà ha anche un altro significato che vuol dire patto. E la stessa cosa succede anche in latino, cioè il greco diatheke e il latino testamentum hanno questa doppia valenza, vogliono dire sia testamento ma anche patto. Allora sarebbe più corretto nel nostro contesto parlare di patto
antico, vecchio, primo patto o secondo nuovo patto. Questo renderebbe meglio il concetto e forse renderebbe ancora più problematica la definizione di secondo patto, perché in realtà se andate a cercare nella Bibbia non ce n'è solo due di patti, ce n'è in continuazione. C'è il patto alleanza che Dio stringe con Noè, c'è il patto con Abramo, c'è il patto con Geremia, c'è il patto con Mosè, sono diversi patti che Dio stringe nell'Antico Testamento, quindi facciamo fatica a distinguere soltanto due patti. Noi consideriamo il primo o l'antico come una somma di patti che si distinguono da quello che noi cristiani riteniamo definitivo, lo potremmo chiamare anche ultimo patto, non ultimo testamento perché sarebbe un po' inquietante come definizione, ma andrebbe bene per un libro giallo, ecco, qualcosa di questo genere. Ma lo riteniamo comunque quello definitivo, cioè pensiamo che Dio non abbia più nessun patto da presentarci. Il patto è questo, quello che ci è arrivato in Gesù. Allora, questa è un'idea che può essere espressa in tanti modi, anche dove non si trova questa terminologia, che peraltro è piuttosto rara. Per esempio, la troviamo in San Paolo, no? Questa kainetiazē, che è questo nuovo patto. Ma altre volte invece è sottinteso. Lo stesso Paolo, nelle letture natalizie, nella lettera ai Galati, ci dice che quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, eccetera, eccetera. Ecco, questa pienezza del tempo, in un certo senso, è l'equivalente di questo nuovo patto. Quindi, non sono usati gli stessi termini, ma lo stesso il concetto c'è, cioè quest'idea di una pienezza del tempo, cioè il tempo definitivo. Siamo entrati nell'ultima ora della storia. Questo è un concetto che i primi cristiani avevano molto presente. Oggi non lo so se sia così chiaro, a 2000 anni di distanza è un'idea che tendiamo un po' a trascurare. E invece direi che è fondamentale pensare che comunque Gesù ha inaugurato un'epoca nuova e definitiva. Dopo ci sarà solo più il suo ritorno, non è che dobbiamo aspettare qualcos'altro di importante. Un altro testo che mi piace citare, riguardo della novità senza tirar fuori espressamente i termini, è l'inizio di un testo poco conosciuto e poco letto, la lettera agli Ebrei, che diversamente dalle lettere ordinarie che iniziano con un mittente, destinatario, saluto, eccetera, iniziano in maniera molto pomposa. Dice: Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Questo è un concetto molto spesso, no? Se ci pensate. Dio ha parlato molte volte e in diversi modi nei tempi antichi, no? Tutti i patti, le alleanze del tempo precedente, in qualche modo sono stati condensati in quest'ultima parola che Dio ha detto, e questa parola definitiva è il Figlio. Tant'è vero che il Figlio è chiamato anche il Logos, no? Il Verbo. Quindi è la parola definitiva di Dio. Quello che aveva da dire ce l'ha detto definitivamente nel Figlio. Quindi noi consideriamo questo testamento, questo patto, come la parola definitiva che Dio ha da dirci. E quindi è su questa che noi ci giochiamo e ci spendiamo. È su questo patto, alleanza, in cui noi siamo coinvolti che scommettiamo la nostra vita. Ora, un patto è un accordo tra due parti, è un patto proposto da Dio, che evidentemente è uno dei contraenti, gli altri siamo noi che dobbiamo starci a questo patto. Questo complica un po' le cose perché ci sono due teologie di fondo nella Bibbia, no? Una legata appunto al concetto di un contratto, di un patto, in cui due si mettono d'accordo, no? Un po' come un contratto d'affitto.
io ti do i locali e tu ti impegni a versarmi la quota dell'affitto e ti impegni a utilizzare bene, secondo il regolamento condominiale, quei locali, eccetera, eccetera. Quindi ciascuna delle due parti deve stare all'accordo. Se una delle due trasgredisce, salta l'accordo. Quindi noi siamo fondamentalmente dentro questa prospettiva, no? Se parliamo di un nuovo patto, un nuovo accordo tra noi e Dio nella persona di Gesù. Ma in realtà c'è un'altra idea anche molto forte nella scrittura, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ed è l'idea di una promessa, di un Dio che nonostante le nostre inadempienze, no? Noi siamo dei cattivi inquilini, non gli paghiamo l'affitto, gli maltrattiamo il locale, gliene facciamo di cotte e di crude, avrebbe tutte le ragioni per rompere il patto, ma non lo fa, perché lui è fedele. E fedele a che cosa? Non tanto al patto, non solo al patto, ma soprattutto alla promessa. Noi manchiamo alla parola data, ma lui no. Noi non ci comportiamo come ci dovremmo comportare, ma Dio tiene sulla baracca ugualmente. Questa è chiamata la teologia della promessa e si manifesta nei Vangeli, soprattutto attraverso i vari racconti di misericordia e di perdono, con il cosiddetto figlio il prodigo. Il padre avrebbe tutte le ragioni di questo mondo di dire: hai voluto andartene lontano, ti sei divertito? Adesso stattene là con la carestia, cosa vieni a fare qui a chiedere di essere trattato come uno dei servi? E invece la storia non va così. Perché? Che il padre continua a ritenere che quello sia un figlio e quindi questo va al di là di un patto. Il paradosso è che noi siamo contestualmente dei contraenti del patto, ma anche figli. Allora, di solito il padre, se il figlio non gli paga l'affitto di un alloggio lì, non è che lo mette proprio in mezzo alla strada, eh? Quindi i nostri rapporti con il Signore non sono normati soltanto da un patto, grazie al cielo, ma anche dalla sua benevolenza, dalla sua misericordia. Anche questa è nuova, sì, perché non c'è soltanto un accordo nuovo nel Nuovo Testamento, ma c'è anche una misericordia nuova, la grandezza della misericordia che non era stata mai raggiunta prima, quell'amore che spinge Gesù a dare la vita per noi. Anche qui siamo nel campo della novità, c'è qualcosa di profondamente nuovo. L'amore non era mai arrivato a tanto. Il figlio di Dio dona la vita per noi. Lui, l'innocente, muore per noi peccatori. Ecco l'inaudita novità con cui ci dobbiamo confrontare. Quindi, questo è ciò che abbiamo in ballo, una continuità con quello che Dio aveva promesso, con quello che Dio aveva contrattualizzato nell'antica alleanza e quello che viene rinnovato in quella nuova. Quindi noi dovremo continuamente misurarci con l'elemento di continuità e con l'elemento della discontinuità. C'è qualcosa che continua con l'Antico Testamento e qualche cosa che invece rappresenta la rottura. Io stasera non mi occuperò della continuità, che darò praticamente per scontato, che è anche forse la parte prioritaria. Cioè, già solo il fatto che le nostre Bibbie continuino ad avere quella prima parte vuol dire che non l'abbiamo rinnegata. Quindi, non c'è bisogno di dimostrare che per noi cristiani l'Antico Testamento ha ancora valore, no? Al massimo è chi lo confuta che dovrà portare le prove, ma buona fortuna. Dirò invece qualche cosa su come è rappresentata questa discontinuità. Ma ricordatevi che stiamo parlando soltanto della metà di un discorso, e non vorrei apparire troppo incendiario, rivoluzionario, tutt'altro. Continuo a credere profondamente nella validità di tutta quella parte che precede. E tuttavia, insegnando il Nuovo Testamento, vi dovrete anche il mio prodotto, no? Quindi dovrò anche far vedere, viva il nuovo! Quindi prendo le parti del Nuovo Testamento, cioè un corpo, una raccolta di testi, no? Perché in realtà, quando
parlo di Nuovo Testamento, io fondamentalmente in riferimento a questo Nuovo Testamento parlo di una raccolta di più libri. Come la Bibbia è una raccolta di libri, ovviamente una delle sue due parti, il Nuovo Testamento, è anch'esso una raccolta di libri. Più esile rispetto all'antico, questo ce ne accorgiamo tutti, basta prendere una Bibbia di profilo, poi queste qui anche sono avvantaggiate perché i libri dell'Antico Testamento hanno il dorsino rosa, quelli del Nuovo Testamento grigio, e vedete che è molto molto più piccolo, no? Il Nuovo Testamento, quindi va bene per me, che così devo anche lavorare di meno. Quantitativamente, perché ci rendiamo conto, stiamo parlando di 138.020 parole nel testo greco in cui è stato composto il Nuovo Testamento. Mentre l'Antico Testamento è composto in ebraico e alcuni libri in greco e alcuni pezzetti in aramaico, per il Nuovo Testamento c'è unitarietà, è stato tutto composto in greco, unica lingua è il greco, quindi è quello che fa riferimento normativo. Quindi 138.000 parole, circa 8.000 versetti e 27 libri, per dire che comunque abbiamo a che fare con qualche cosa di non così maneggevole. Oltretutto libri estremamente diversi tra di loro per formato, per contenuto, per lunghezza. Abbiamo libri molto lunghi perché abbiamo un Vangelo particolarmente lungo come quello di Matteo e abbiamo una letterina come Filemone che occupa una pagina sola, no? E tutte e due sono dei libri del Nuovo Testamento. Allora, noi diamo valore canonico, cioè li riteniamo testi ispirati sia quelli lunghi sia quelli brevi, e non è che perché uno è breve ha meno parole e meno ispirato degli altri, povera lettera a Filemone. Quindi, Vangeli ispirati, lettere di Paolo ispirati, eccetera, eccetera. Quindi, non dipende ovviamente dalla lunghezza del testo. Ora, questi testi sono per noi particolarmente importanti perché il Nuovo Testamento ruota attorno alla figura di Gesù Cristo. Non tutti i testi del Nuovo Testamento parlano in maniera uguale a Gesù Cristo, ovviamente, no? I Vangeli sono tutti centrati sulla figura di Gesù. Una lettera come la lettera di Giacomo invece molto meno, cita Gesù soltanto due volte Giacomo nella sua lettera. Ora, questo ad alcuni ha fatto problema, se pensiamo a Lutero, che aveva invece come canone l'idea che un libro era tanto più importante quanto più parlava di Gesù. E allora una lettera come la lettera di Giacomo la disprezzava, no? La chiamava la lettera di paglia, per dire che è robaccia, oggi diremmo una lettera di plasticuccia, un ninnolo, bigiotteria, e invece i Vangeli, un bel gioiello. Però un'idea come questa è un'idea personale di Lutero, peraltro non condivisa anche da molti nel mondo protestante. Quindi, una cosa è vera, certo, che il Nuovo Testamento, bene o male, ruota in tutti i suoi libri attorno alla novità della figura di Gesù. Allora, do questa definizione di comodo, perché ce ne sono tante, non ho detto che una sia migliore di altre, questa data da uno studioso altoatesino, Egger, che dice: il Nuovo Testamento è una raccolta di testimonianze su Gesù Cristo, il Salvatore, che invita l'uomo alla comunione con Dio. Quindi, una raccolta di testimonianze, come dicevo, autori diversi, generi letterari diversi, Vangeli, lettere, generi difficili come Atti o Apocalisse, difficili da definire. Comunque, una raccolta di testimonianze, perché ognuno di questi testimonia su chi? Su Gesù Cristo come Salvatore. Questo è un aspetto importante, no? Perché si considera che la salvezza di Gesù sia un elemento fondativo del Nuovo Testamento, ma che invita l'uomo alla comunione con Dio. Quindi, in un certo senso, implica anche il tipo di risposta che noi dobbiamo dare a questa proposta. Cioè, Dio ha questa parola definitiva in Gesù Cristo. Ma non è che noi dobbiamo stare lì a guardare, cioè, siamo invitati a entrare in comunione con questo Gesù Cristo. Quindi la proposta di Dio è la risposta dell'uomo.
Proviamo a cercare di capire che cosa voglia dire allora per questi testi il concetto di nuovo, ma qui devo fare una premessa di carattere sociologico che è molto importante perché noi usiamo le parole molto spesso in contesti diversi pensando che abbiano sempre lo stesso significato, e non è vero. Le culture cambiano, cambiano i parametri di riferimento. Noi viviamo in una società, almeno quella qui, che è una società del terzo millennio del mondo occidentale, che per certi aspetti è una società tecnologica, una società nella quale la tecnica e la scienza hanno dato un'impronta molto forte, e questo influisce sul vissuto quotidiano di ciascuno di noi. Cosicché, nel modo comune di esprimersi, una cosa nuova ordinariamente è ritenuta una cosa migliore di una cosa vecchia. Sottolineo ordinariamente, perché non è sempre così. È ovvio che un mobile dell'IKEA nuovo non vale come un tavolino Luigi XIV, no? Questo è ovvio. Quindi faccio un discorso generale che vale nella maggior parte dei casi. Per tutti gli aggeggi tecnologici che abbiamo, e anche per gli oggetti di uso quotidiano, normalmente ciò che è nuovo è migliore di ciò che è vecchio. Quindi comincia a non funzionare più la serranda. La ripariamo? Ormai, ce ne va una nuova. E si suppone che una volta che avete la serranda nuova funzionerà meglio di quella vecchia. Anche qui, ahimè, non è sempre vero, a volte spendete e mannaggia, andava meglio quella vecchia. Il microfono, non si sente più bene il microfono, ci vuole un microfono nuovo. E poi tutte le cose che sono connesse alla tecnologia fanno invecchiare molto velocemente anche delle cose che funzionano bene. Ah, ma la telecamera l'abbiamo comprata appena 2 anni fa, pensavamo di utilizzarla per 10 anni. Figurati. Tanto sono progettate per rompersi da sole nel giro di perché ovviamente il consumismo incentiva l'acquisto di prodotti nuovi, no? Ma poi cambia la tecnologia e quindi i flussi di dati devono viaggiare più velocemente, quindi la tua telecamera non è più in grado di reggere la nuova connessione, quindi devi comprarne una nuova anche se quella funzionava benissimo. Quindi la dittatura del nuovo, perché il nuovo è vincente. Il nuovo è funzionale, dovrebbe funzionare meglio del vecchio, e poi il nuovo è chic, è nella moda. Quanta roba buttiamo via che andrebbe ancora benissimo, ma ormai è vecchia, è passata di moda e quindi non si mette più. Quindi, numerosi esempi in cui il nuovo, secondo me, nella società attuale, prevale ordinariamente sul vecchio. Ora, le cose andavano così anche nei tempi della Bibbia? No, anzi, al contrario, quella non era una società tecnologica. Quando costruivi un aratro, lo utilizzavi finché non si spaccava, e quando ne facevi un altro, uguale a quello di prima. Sai che c'è il modello, no? Evo, il modello 2.0? Quello c'era. Vai dall'artigiano, me lo rifaccio uguale, perché questo funzionava. Ma c'è una cosa che fanno in Mesopotamia, lascia perdere. Ma questo funziona, stiamo lì. Se la contadina poi sono particolarmente conservatrici. Quindi, non la novità, quello che è nuovo non lo voglio. Perché ovviamente le offerte della tecnologia erano molto limitate. Ma se usciamo dal campo della tecnologia e entriamo nel campo delle idee, che è quello che ci interessa, peggio ancora, oggi siamo anche affascinati dalle idee nuove. Soprattutto se sono stravaganti. Io mi occupo di un campo specifico, quello della Bibbia. Vedo molto pubblicizzate delle opere, delle pubblicazioni, che sono delle emerite idiozie, che non hanno nessun fondamento.
scritta da gente che non è esperta del campo, ma si presentano come nuove. Quello che non vi hanno mai detto sulla Bibbia. Oh, caspita! E tu come fai a saperlo? Siamo tutti idioti e tu invece ne sai più di tutti gli altri. Come mai? In questo gli antichi erano un po' più sgamati, no? Dicevano. Erano molto sospettosi verso le idee nuove. Anzi, proprio per il loro forte conservatorismo dicevano: un'idea nuova normalmente è un'idea stupida o scarsa. Perché? Perché avevano un concetto enorme della sapienza degli antichi. Un'idea nuova per loro era un'idea scartata dagli antichi, buttata lì nel cesto dell'occasione. No, adesso c'è il periodo dei saldi, andate nei negozi e trovate questi cestoni con il saldo all'80%, e cos'è? È rumenta, cioè è roba che non riuscivano a vendere, te la danno con l'80% e allora sperano di farsela fuori. Ecco, gli antichi pensavano grosso modo questo delle novità. Una novità è un'idea a cui i grandi del mondo antico, i vari Solone, Talete, no? I grandi filosofi e pensatori le avevano considerate e poi ne hanno scattate. Tu vai a prendere quella roba lì e ce la propini come nuova. Noi non ci cadiamo, non ci caschiamo. Quindi c'è una grandissima diffidenza nei confronti di ciò che è nuovo. Allora capite che i cristiani da questo punto di vista partivano penalizzati. Se il missionario cristiano, prendiamo missionario per eccellenza, Paolo, che arriva nel mondo pagano. Se Paolo si presenta nell'agora di Tessalonica, l'odierna Salonicco, sventolando i suoi papiri, no? Dicendo: ho un'idea nuova, una nuova religione. Gli altri lo snobbano. Che ci interessa a noi una roba nuova? Noi abbiamo le divinità olimpiche, quelle che hanno onorato i nostri padri, i padri dei nostri padri. Quindi non stare a venire qua con queste novità di qualche cosa di nuovo. Noi stiamo attaccati alle cose vecchie. Evidentemente questo era un grosso svantaggio, no? Per uno che arrivava con una novità. Quindi i cristiani non potevano puntare sull'efficacia pubblicitaria, propagandistica di una novità, perché non sarebbe stata accolta bene. Cosa hanno fatto i cristiani saggiamente? Hanno sfruttato il lavoro che avevano fatto i loro fratelli giudei. Anche i giudei all'inizio, nel confronto con il mondo pagano, avevano lo stesso problema. Dovevano presentare ai greci, ai romani, alle varie altre popolazioni dell'impero romano il loro messaggio che a quelli suonava nuovo. Non avevo mai sentito parlare del Dio di Israele. Però avevano un grosso vantaggio, quello dell'antichità. Dicevano: ah, questo Dio di Israele, sì sì, sentiamo. E le vostre leggi da dove vengono? E ce l'ha date Mosè. Mosè, mai sentito. Quando è vissuto? 1200 anni fa. Oh, caspita. I greci fanno i conti. Solone solo 600 anni fa. Quindi era vincente, no? Come strategia. Questo Mosè era più vecchio dei sapienti della Grecia e ovviamente dei romani, figura 600 anni prima. I romani erano un gruppo di pastori, no? Sui sette colli. Qualcosa di più antico dei greci. I greci di fronte a questo erano ammirati e prestavano ascolto. I cristiani cosa hanno fatto? Chi siete? Ma noi siamo i discepoli di Gesù Cristo, vissuto qualche anno fa, eccetera. Ah, una cosa nuova. Sì, però noi siamo il compimento della legge della promessa mosaica, vissuto 1200 anni fa. Ah, interessante. Hai capito qual è l'inghippo? Cioè, agganciarsi ad una storia molto più antica. I cristiani ci hanno tenuto molto a presentarsi in continuità con il giudaismo. Il paradosso sarà che dopo, per altre ragioni, dovranno sganciarsi dal mondo giudaico, perché a un certo punto, dopo la rivolta giudaica del 66-70, dove per 4 anni hanno fatto girare le scatole i romani, in quel periodo lì presentarsi come giudei non era molto salutare. Ecco. Allora, dopo hanno sottolineato la
la diversità. Voi siete giudei? No, no, noi siamo cristiani. Ci mancherebbe altro. E corsi e ricorsi della storia, no? Poi hanno litigato violentemente con i superstiti giudei per cercare di dimostrare chi era il legittimo discendente di Mosè. Siamo noi, no, siamo noi, quindi litigate varie. Allora poi c'è stata un po' una separazione delle strade tra giudei e cristiani, però per un certo periodo era molto difficile stabilire una differenza tra i giudei e i cristiani. Fondamentalmente noi siamo nati come dei giudei che credevano in Gesù Cristo come il figlio di Dio, l'inviato di Dio. Quindi è difficile all'inizio vedere chiaramente le diversità. Tant'è vero che voi avete una notizia nel Nuovo Testamento circa una coppia, Aquila e Priscilla, che erano stati allontanati da Roma e un editto che aveva colpito i giudei indiscriminatamente, ma che probabilmente era stato causato dai giudeo-cristiani. Quindi evidentemente all'inizio non sapevano distinguere tra giudei e cristiani, sembrava tutta la stessa roba. E ci è voluto del tempo prima che si potesse fare. Poi, dopo l'incendio di Roma, quello di Nerone, ha colpito solo i cristiani e non più i giudei. Quindi vuol dire che dopo un po' anche i romani hanno cominciato ad avere idee più chiare per distinguere i giudei e i cristiani. Quindi, resta il fatto appunto che per i cristiani l'elemento della novità non doveva essere calcato troppo rispetto alla continuità con Mosè e con tutti gli elementi del giudaismo. Quindi questo è il motivo per cui la posizione dei cristiani all'inizio è un po' traballante. Da un lato devono dire che in Gesù Cristo è successo qualcosa di nuovo, e la novità per eccellenza è ciò che capita a Gesù Cristo, la risurrezione dei morti. Questa è la grande novità del cristianesimo, questo effettivamente è nuovo. Ma dall'altro non potevano nemmeno rompere totalmente i ponti con quella tradizione giudaica, perché loro venivano da lì. Quindi non aveva nessun interesse a rompere. Tant'è vero che il Vangelo più utilizzato nel mondo antico, il Vangelo di Matteo, inizia con una lunga genealogia di Gesù Cristo che risale a chi? Ad Abramo. E chi è Abramo? Capostipite degli ebrei. Quella è una chiara operazione per dimostrare la continuità tra Gesù e quindi il cristianesimo e il giudaismo. Il giudaismo che continua e che sfocia nel cristianesimo. Ma al tempo stesso è anche una novità, perché Gesù rappresenta una tappa nuova in quel rapporto tra noi e Dio. E poi c'è un popolo nuovo che non è più soltanto composto da giudei, ma un unico popolo nuovo composto da giudei e da pagani. Quindi questo invece rappresenta certamente una novità. Ora, vedete qual è la sfera entro cui ci stiamo muovendo, no? Bisogna muoversi con tanto equilibrio per non rischiare di perdere qualche cosa. Questo è il motivo per cui in alcuni testi del Nuovo Testamento prevale la continuità e in altri la discontinuità. Se voi separate nettamente le cose e dite no, io voglio tenere solo la continuità o solo la discontinuità, siete quello che tecnicamente si chiama eretici. Eretici non è chi si inventa qualcosa di strano, eretico è chi sceglie solo una parte della verità, perché nell'eresia c'è una parte di verità, ma anche una parte di non verità. Quindi scegliere soltanto la continuità e abbandonare la novità sarebbe un'eresia, così come scegliere soltanto la discontinuità buttando via l'antico patto sarebbe anch'esso un'eresia. Cose che si sono realmente verificate nella storia della Chiesa, non è un'ipotesi, un'invenzione. Così è andato per alcuni. Quindi stiamo parlando di qualcosa di reale, di oggettivamente vero. Tenere insieme queste due cose, come? Beh, un esempio di continuità l'abbiamo visto, di genealogia. Poi, un altro esempio chiarissimo di continuità sono le citazioni dell'Antico Testamento nel Nuovo. Se lo citano vuol dire che per loro ha ancora un valore, è un valore importante.
persino normativo. Ma c'è anche la novità. E la novità tante volte è un po' nascosta, non è così evidente come la desidereremmo. L'effetto qual è? Che oggi non è così semplice per un cristiano dire in che cosa il suo credo si distingue davvero rispetto a quello di un giudeo, a parte ovviamente la figura di Gesù Cristo, questo mi pare. Ma nel resto ci sono così tante somiglianze che alla fine noi, oserei dire, sembriamo quasi dei giudei messianici, cioè che hanno riconosciuto in Gesù il Messia. Ora, questa è una posizione rispettabilissima, ma secondo me non è che renda molto bene quello che è il messaggio del Nuovo Testamento, che è un po' più radicale di quello che poi a volte noi viviamo come cristiani. Due esempi. La questione della risurrezione di Gesù è una questione per noi dirimente. Lo diciamo a parole. Poi però nella concretezza avete tante persone battezzate o che si dichiarano anche apertamente credenti, ma che fondamentalmente non sono convinte della realtà della risurrezione. E questo è un problema antico, perché ne parla già Paolo nella prima lettera ai Corinzi, di alcuni che non credono nella risurrezione. Povero Paolo, se sapessi che dopo 2000 anni ci sono ancora dei credenti che non ci credono, saresti un po' sconfortato. È così. A molti fa molto difficoltà l'idea di una risurrezione, però questo è quello che ci trasmette il Nuovo Testamento, è una parte integrante di questo messaggio, su cui non si può transigere così facilmente. Quindi questo è un elemento di novità che va recepito. L'ebraismo da questo punto di vista lascia molto libertà, però ci può credere o non credere nella vita eterna. Al tempo di Gesù sapete che questo era argomento di dibattito, no? I Sadducei non ci credevano, i farisei ci credevano, e Paolo, che era furbo, ha saputo giocare su queste diversità dei due gruppi. Un esempio dove non pensereste mai più di trovarlo, Catechismo della Chiesa Cattolica. Tu dici, testo così è importante per noi, insomma, l'abbiamo rifatto 25 anni fa, insomma, dovrebbe essere una cosa molto aggiornata. È nato un po' vecchio, secondo me. Cioè, io da neotestamentarista sono un po' scioccato quando apro questo Catechismo della Chiesa Cattolica, perché mi dico, mi pare ancora molto centrato sull'Antico Testamento, e non perché voglia buttare via i 10 comandamenti, ci mancherebbe altro. Però attenzione, la vera legge del cristiano non sono i 10 comandamenti. Per me è molto più normativo il discorso della montagna che non i 10 comandamenti. Non nel senso appunto che vogliamo farci lo sconto, perché non siamo più in grado di mettere in atto i comandamenti, ma perché quel messaggio rivoluzionario del discorso della montagna è la quintessenza della predicazione del maestro Gesù di Nazaret, che mi rappresenta l'elemento nuovo e caratterizzante del cristianesimo. Allora, per non rischiare di passare per un pericoloso progressista, eccetera, cito quello che disse Papa Benedetto XVI, di cui non penso che nessuno dubiti dell'ortodossia, in Deus Caritas Est al numero 12. La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo che dà carne e sangue ai concetti, un realismo inaudito. Perfetto. Sono assolutamente d'accordo con Papa Benedetto. La vera novità del Nuovo Testamento non è una novità di idee, non è che nel Nuovo Testamento abbiamo cambiato delle idee. Il Nuovo Testamento è nuovo nella figura di Cristo come incarnazione di queste idee. Allora, a noi spetta il compito di recepire questa novità. Cioè, cosa vuol dire che c'è una reale novità nella figura di Cristo? Provo allora ad andare sulla questione di come Gesù incarna questa novità.
Vado allora a quel discorso fondativo, il discorso della montagna, che è anche programmaticamente posto come inizio della predicazione di Gesù nel Vangelo di Matteo, e vado in quel punto del discorso della montagna che rappresenta meglio il rapporto di continuità e discontinuità con l'Antico Testamento, che sono le cosiddette antitesi. Le antitesi sono delle contrapposizioni, cioè una serie di sei esempi in cui Gesù parte da una norma valida per Israele e la corregge e la modifica, per cui abbiamo l'elemento di continuità dato da questa norma e la novità di Gesù nel suo insegnamento e nelle sue prerogative di maestro autorevole. Queste antitesi, queste contrapposizioni, cosa sono? Sono degli esempi con i quali si dimostra che il seguace di Gesù è chiamato a praticare una giustizia superiore. Ci sono quattro versetti che introducono queste antitesi, che cominciano da Matteo 5,21, ma i quattro versetti che precedono, Matteo 5,17-20, sono versetti necessari da avere presente per chi l'ascolta, e forse è meglio che ve li ricordi. Gesù dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Quindi torniamo a questa idea che Gesù non è venuto a fare il rottamatore, non è venuto a fare una serie di decreti per abrogare le leggi precedenti. No. Gesù è venuto a dare pieno compimento, anzi dice: in verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto questo sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. È un po' spiazzante questa affermazione, perché sembra andare contro la novità del Nuovo Testamento. Gesù dice: beh, tutto lì. Non dice la stessa cosa anche a quel giovane ricco che lo vuole seguire? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Cosa gli suggerisce di fare? I comandamenti, Antico Testamento. Quindi, da questo punto di vista è vero. Però c'è ancora un versetto, il versetto 20, che fa la cerniera ed è fondamentale. Dice: in verità io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, capite che il messaggio di Gesù è interessante. Dice: devi osservare tutta la legge, iota e trattini inclusi. Va bene, ma se fai questo, sarai al livello degli scribi e dei farisei che fanno così. Bravo, ti sei impegnato, ma non basta. La tua giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei. Il superamento di quella giustizia per me rappresenta la novità morale del Nuovo Testamento. Perché? Perché quando parliamo di una giustizia superiore, non stiamo dicendo che quello che c'era prima era sbagliato. Gesù non dice: non fate come gli scribi e i farisei perché fanno male, perché fanno sbagliato. No, dice: non fate come loro perché voi dovete far di più. Non vi potete accontentare di quello che fanno loro. Guardate che loro facevano tanto, Non è un livello basso, è un livello alto quello che facevano. Cosa vuol dire fare di più? Vuol dire un superamento che passa attraverso tre categorie, tre ambiti. Il primo ambito è quello della interiorizzazione. Bisogna passare dall'osservanza formale della legge ad una obbedienza dall'interno, nel cuore. Quindi non accontentarsi di aver rispettato formalmente la legge, ma avervi aderito con tutte le proprie facoltà. Il secondo ambito in cui c'è un superamento della legge mosaica è quello della unificazione della legge. I 613 precetti
che dovevano essere osservati, secondo Gesù, in qualche modo sono centrati sul duplice comandamento dell'amore, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, che non è uno sconto, è una centralizzazione, in modo tale che se tu davvero osservi in tutti gli ambiti della tua vita questi due comandamenti, hai davvero rispettato anche tutti gli altri. Questo Agostino l'ha capito, ma ha usato un'espressione che oggi viene banalizzata: ama e fa quello che vuoi. Ma questo diventa il motto dei libertini, no? Io mi sono innamorata di un altro, di un'altra, io amo e quindi posso fare quello che voglio. No, non è quello che voleva dire Agostino, tutt'altro. Agostino voleva dire che nel momento in cui tu ami davvero Dio e il prossimo, puoi fare davvero quello che vuoi, perché quello che farai sarà rispettoso di tutti i comandamenti. Se tu stai dentro quest'ottica, non fai del male, perché l'amore non fa il male. Quindi, in questo è una semplificazione e un'unificazione. Il terzo ambito è quello della radicalizzazione. Molte delle norme date da Mosè ai giudei erano norme restrittive. Si doveva fare una cosa fino a un certo punto, si doveva fare delle cose ma solo nei confronti di alcuni e non di altri. Gesù da questo punto di vista è molto più radicale, cioè spinge le esigenze dell'amore fino al suo limite estremo, senza confini, senza limitazioni. Allora, queste sei antitesi che trovate dal Matteo 5,21 sono delle formule abbastanza ripetitive, no? Sostanzialmente di solito iniziano con l'enunciazione, la norma. Avete udito che fu detto, ma io vi dico, Qual è il contenuto di queste sei antitesi? Sono sei ambiti abbastanza ben definiti. Il primo ambito è quello dell'omicidio. C'è una norma che dice di non uccidere, ma Gesù dà un'interpretazione più restrittiva. Non soltanto l'omicidio, ma anche la collera è vietata, perché la collera potrebbe portare potenzialmente all'omicidio, quindi tu ti devi fermare prima. Quindi Gesù non dice che non è sbagliato dire di non uccidere, dice non è abbastanza. Bisogna fare di più, non devi adirarti, non devi offendere il fratello o la sorella. C'è una norma che vieta l'adulterio. E Gesù dice, benissimo, fare adulterio è sbagliato, ma io vi dico che anche se uno non ha commesso adulterio, ma lo ha solo pensato col desiderio di farlo, dice, non l'ho fatto solo perché se mi beccano sono guai, ecco, in realtà si è già messo su un cammino pericoloso. Perché nel momento in cui il marito di quella è in viaggio, io mi ci butto a capofitto, ne approfitto della situazione. Quindi sono già sulla strada del peccato. Un altro punto, quello del divorzio. Il divorzio era regolamentato presso gli ebrei e si discuteva se si potesse divorziare per qualsiasi motivo oppure se ci volesse una motivazione particolarmente grave. Gesù dice mai, né per motivi gravi né per motivi semplici. Quindi qui l'intervento di Gesù è per esclusione totale. Non si deve divorziare. Quarto ambito, quello del giuramento. C'era la questione se si potesse giurare per il Tempio oppure per gli arredi del Tempio, no? Sembra un po' come fanno oggi i tamarretti, che se non vogliono incorrere in sanzioni da parte dell'autorità non dicono proprio la bestia, ma io non ho detto Dio, ho detto zio, no? Così cercano di sfumare un'espressione blasfema. E così anche nel mondo antico, dove io non ho giurato per il Tempio, ho giurato per i vasi dentro il Tempio. E allora si discuteva se si potesse giurare per l'uno o per l'altro. Gesù dice né per l'uno né per l'altro. Il giuramento non ci deve essere. A noi può sembrare una cosa accessoria, ma guardate che la motivazione è una motivazione profonda. No? Il giuramento era qualcosa che era dovuto soprattutto verso gli estranei.
Il giuramento non era fatto con le persone con cui sei in buoni rapporti. Lì basta una stretta di mano, basta l'amicizia. Il giuramento era una questione per dire: io sono tenuto a essere leale verso i miei amici e i miei parenti, ma l'estraneo posso fregarlo. Era quella l'idea. Verso lo straniero posso essere disonesto, a meno che mi obblighi a giurare, allora con quello poi non lo posso imbrogliare. Mannaggia, mi ha fatto fare un giuramento e quindi non lo posso fare. Ma senza il giuramento lo avrei fatto. Ora, escludere il giuramento è una mossa teologica importante da parte di Gesù, perché dice: tu devi essere leale con tutti. E sempre, non perché hai fatto giuramento. Tu devi essere leale perché la tua parola deve essere onesta. Quindi, il giuramento non è il motivo per cui devi dire la verità. Tu devi dire la verità sempre e comunque, all'amico e al nemico. Questa è una grossa novità. La legge del taglione, no? Occhio per occhio, dente per dente. Di nuovo, Gesù dice: questa è stata una norma per limitare il flusso della violenza, che non si esagerasse nel dare più violenza di quella che se n'era subita. Ma lui ha un'altra idea. Tu non devi restituire il torto che hai subito. Quindi, a chi ti ha fatto del male, non devi rispondere facendo del male, ma rispondere con la benedizione. E infine, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Gesù dice: no, non solo il prossimo, non solo il connazionale, quello della tua gente, ma tutti. Quindi si apre una prospettiva nuova, un amore che deve includere anche i nemici, perché dice: beh, se amate il vostro simile, non c'è proprio niente di strano, dice, ma anche i pagani lo fanno. C'è la solidarietà di clan, c'è il vincolo di sangue familiare che ti spinge ad amare quelli che già ti amano. Ma voi dovete fare diverso, voi dovete amare i vostri nemici. Questa cosa ha colpito profondamente, perché io credo che tra i tratti caratteristici anche odierni del cristiano, uno pensa a questo, all'amore dei nemici. E magari ci pigliano anche in giro, ma voi non dovreste amare i nemici, però vuol dire che questa cosa è rimasta attaccata all'orecchio, eh? È talmente una provocazione, quella dell'amore del nemico, è talmente una novità che una cosa del genere non la trovate nel mondo antico. Trovate il consiglio dei saggi. Mio amico Seneca, mi piace molto, dice: non perdere tempo a vendicarti, è fatica sprecata. Ma Seneca lo dice come norma per non farti il sangue amaro. Quindi siamo a livello del buon senso, non è nel piano di non vendicarti perché non vendicandoti tu possa guadagnare il tuo fratello. Quindi sono motivazioni estremamente diverse. Gesù non ti dice non stare a fare il sangue amaro per qualcuno, ti dice non ti devi vendicare perché forse questa persona, vedendo che tu rinunci a un tuo diritto, potrebbe convertirsi e allora guadagnerai un fratello, guadagnerai una sorella. Beh, l'ora fugge, Vedo che siamo arrivati ormai alla nostra ora così, quindi farei un break, no? Se siete d'accordo, un break di domande e poi se avete domande, così, e se so rispondere, vi rispondo, altrimenti beh, possiamo dire ancora poi qualcosina ancora su altre novità nel Vangelo. Ecco, io volevo fare una domanda, forse un po' provocatoria, però a proposito di quello che lei ha descritto prima, no? Ma se un cattolico non crede fino in fondo nella risurrezione, però contempla nella sua vita i comandamenti, cioè la strada giusta che Gesù insomma, ci ha insegnato, no? Rispettando tutto quanto. A che punto, cioè, può essere valido, c'è cioè questo dubbio, dove può portare, no? A me
spesso non concesso che una persona dica, ma sì, dicono, ma però, ecco, però rispetta tutte quelle che sono le leggi di Dio, no? E tiene sulla baracca, come lei ha detto prima. Cioè, tenendo su una baracca che magari qualcuno ha distrutto, sempre con amore, cioè andando per la strada dell'amore, ci si passa sopra a questo o se no, approfondendo i discorsi e le discipline, ci si può anche arrivare a una conferma, a un credo forte? E poi, voglio dire, per carità, mi piacerebbe sapere, cioè, veramente chi è che crede in questa... È bello credere, oltretutto, no? Perché ci dà la fede, ci dà... la resurrezione, quindi qualcosa che va oltre. Però mi chiedevo se una cosa esclude l'altra, cioè se io poi vado dritta per quella strada che mi è stata insegnata e ho qualche dubbio sull'altra, io sono sicura di quello che faccio, no? Ma nessuno è sicuro dell'altra cosa. Grazie. Prego. Allora, provo a rispondere a questa domanda. Pongo una premessa, e la premessa è una cosa che ci diceva spesso il nostro insegnante di teologia fondamentale, Don Franco Arduzzo. Diceva che gli uomini spesso sono migliori delle loro idee, e ci credo a questa cosa, perché a volte vedo delle persone con delle idee un po' bislacche, ma che poi nella vita di ogni giorno hanno delle vite bella, migliore della mia. Quindi non penso che si debba esagerare da questo punto di vista, no? Sul fatto di quello che uno crede o non crede. Io penso che davvero alcune persone con la loro vita dicano di più di quello che è la loro convinzione interiore. Detto questo, entriamo nella pericolosa sfera del soggettivo. La sfera del soggettivo è proprio per sua natura difficile da comprendere. Perché una persona non crede a Gesù, non crede nella vita eterna, non crede che la Chiesa sia continuità con Gesù e voluta da Lui, eccetera? Per malafede, come spesso si diceva nell'antichità, che l'eretico è malvagio per natura. Oppure come tendiamo più a credere noi oggi, perché a volte ci sono proprio delle riserve mentali, psicologiche, che sono difficili da superare. Banalizzo, ma apposta. Cioè, una persona che ha avuto due o tre esperienze negative di Chiesa nella sua vita, come può questo non condizionare anche il suo credo? Se ha visto delle cose gravi compiute da uomini e donne di Chiesa, no? Qualcuno che scopre che è stato truffato da un finto missionario e però ci sono delle complicità di quell'ordine religioso, questo tocca evidentemente la sua fede nella Chiesa. Io non mi sentirei di dire che questa persona a causa di questo dovrebbe credere ugualmente in questo. Altre volte la limitazione viene dal fatto che uno ci vorrebbe credere nella risurrezione, ma proprio non ci riesce. È colpevole di questo? Perché non riesce a convincersi di questa cosa? Di nuovo, no. Questo tocca la sfera del soggettivo e su quello io non ho niente da dire. Cioè, vorrei che fosse chiaro che quello che io sottolineo è una situazione in cui, forse anche con una certa arroganza, qualcuno va oltre, dice, ma questo lo dice la Chiesa, ma non è vero, ma è, cioè, una posizione di questo genere. E di fatto quelli che prende di mira Paolo a Corinto erano persone che erano anche aggressive nel loro modo di fare verso la risurrezione. Non è il povero tapino che dice, ma io non riesco proprio a immaginare come sarà la vita nell'aldilà, ma neanch'io riesco a immaginarla, perché siamo esseri finiti. E parlare di qualcosa di infinito, e parlare di qualcosa che è più grande di noi. Oh, questo dico. Cioè, il problema è per molti che non ci sia il problema. Questo mi fa problema, per giocare sui termini. Cioè, non si può dire, ma sì, ma la risurrezione qui... No,
tu devi fare uno sforzo. Poi, se non ci arrivi, penso che il Signore ti verrà incontro, ecco. Però snobbare il problema, dire che non è importante, cioè questo per me non è accettabile, no? È su questo che stiamo discutendo. Quindi per me ci sono degli elementi fondanti per la nostra fede che non si può dire che non sono importanti, che tutto va bene. No, non è che tutto va bene. Alcune cose per noi sono normative. Quindi tu potrai avere le tue fatiche, devo rispettare la tua coscienza, però devo anche proclamare il credo come l'abbiamo ricevuto. Quindi io non sono più grande del credo. Io posso fare la fatica che facciamo tutti, però su questo devo essere onesto. E se ho delle perplessità, certo che in alcuni contesti posso anche manifestarle. Non le vado a gridare in piazza, perché non voglio essere di scandalo. Discuto nei contesti che, grazie al cielo, sono ancora possibili come momenti di riflessione, e penso che un professore sia ancora più stimolato da questo punto di vista, e quindi cerco il confronto con chi la pensa con me e con chi non la pensa come me, no? Questa è la ricerca, però sono ambiti diversi, no? Per me, per esempio, è diverso la mia questione di ricerca personale e la mia attività di docente o di predicatore, di celebrante dell'Eucaristia, cioè sono piani differenti, non devo mescolare questo, devo essere rispettoso del cammino di ciascuno. Quindi io penso che sotto questo profilo sia molto importante che ognuno cerchi di formare la sua coscienza. Beh, adesso se voi siete qui stasera, penso sia anche per questo, non per semplice curiosità, no? Grazie. Due cose. No, una era solo... Ho letto solo recentemente una frase di Enzo Bianchi che ci mi è piaciuta, penso che sia giusto, che dice chi serve i fratelli, i poveri, diciamo così, serve Cristo, che ne sia consapevole o no. Quindi anche magari persone che non lo fanno per un motivo religioso così, però di fatto è così, questa era solo un'osservazione. No, invece volevo così sentire una sua parola, una tua parola sul Vangelo di oggi, mi pare, vino nuovo e notri nuovi, che mi sembra centrato su questo argomento. E poi una seconda, diciamo, una parola invece sul concetto di giustizia tra l'Antico e il Nuovo Testamento, l'Antico, chiamiamolo il Primo Testamento, e il Nuovo. Cioè, Gesù sulla giustizia ha dato una tonalità diversa. Ecco, su due domande. Ok. Sulla premessa sono d'accordo, no? Sulla frase di Enzo Bianchi, ma dico anche attenzione perché non a tutti sono chieste le stesse cose, no? Io in linea generale sono d'accordo, ma per esempio per me non lo potrei dire che questo è valido, perché io ho ricevuto molto in termini di formazione e di educazione e a me deve essere chiesto di più, è giusto che sia così, no? Quindi starei attento e dico quella può essere una misura minima e va benissimo. Però attenzione, per chi ha ricevuto di più informazioni, istruzione, eccetera, sarà ovviamente chiesto di più. Quindi io non posso limitarmi a fare del bene ai poveri dicendo che il Signore mi ha dato forse un dono di poter studiare le scritture così, e quindi se non lo facessi sprecherei un dono. Quindi ognuno di noi ha ricevuto doni diversi e io non devo chiedere agli altri di fare quello che faccio io. Questo c'è un maestro straordinario del Nuovo Testamento che è Paolo, eh. Paolo da questo punto di vista è eccezionale. Paolo dice, io ho ricevuto tanto, sono disposto a far tanto e lo faccio, ma gli altri non devono fare come me, gli altri devono fare come possono. Questa è la figura del pastore, no? Dice, per me mi do delle norme più elevate, per gli altri ne do di minori, no? Chiusa la premessa. Il vino nuovo in odri nuovi è un'espressione difficile. Difficile perché non ci è chiaro esattamente a che cosa Gesù faccia riferimento in quel contesto lì. Quindi dobbiamo in qualche modo cercare di ricostruire più o meno a che cosa faccia riferimento, su qual è dietro la metafora del vino e degli odri o della toppa nuova sul vestito vecchio. Allora, io sono per questa posizione ancora abbastanza generica, cioè non vado a specificare su quali aspetti Gesù ritenesse inconciliabile la novità con
le cose vecchie. Ne do una lettura, se vogliamo, antropologica, che traduco così. Non si può riversare il contenuto di una novità effervescente, qual è il Vangelo, in esseri umani che non si sono adeguati e rinnovati. Cioè, per me è una questione di umanità. L'otre è la persona umana, nella sua totalità. Cioè, il Vangelo può essere realmente accolto solo da persone evangeliche. Cioè, persone che sono in qualche modo strutturate per accogliere la novità del Vangelo. Non per predestinazione, ok, ma perché hanno lavorato su se stesse in modo tale da poter contenere qualche cosa del genere. Anche oggi ci sono dei liquidi, dei materiali pericolosi che non possono essere messi dentro qualsiasi cosa. Ci vuole un contenitore stagno, ci vuole un contenitore ben sigillato, che non faccia perdere, ci vuole un contenitore resistente, no? Che non sia fuso dal contenuto, sciolto. Ecco, il Vangelo, se preso seriamente, non è innocuo, non può essere adattato così alla buona, o almeno quando succede non è più il Vangelo. È una caricatura di Vangelo, gli abbiamo tolto le cose più sgradevoli, è diventato per alcuni una religione del rispetto degli altri, di un generico volersi bene, ma questo non è il Vangelo. Quello lo puoi mettere dappertutto, non disturba, non, sta lì tranquillo, no? Il Vangelo preso seriamente invece può far male, taglia, brucia, quindi ci vuole un contenitore che sia in grado di trattenerlo. Ci vuole una persona che sia in grado di recepire questa novità, una persona che accetta di cambiare nella logica del Vangelo, perché altrimenti succede un patatrac. Cioè, se uno sottovaluta le esigenze del Vangelo e va così alla buona, ma lo prende così, alla fine va in tilt, perché non sa più come fare. Che è il caso del giovane ricco, per tornare a quel tipo lì. Giovane ricco si illudeva che la proposta di Gesù fosse qualcos'altro da buttare in mezzo a tutte le cose che già faceva prima, ma quando si è reso conto di quanto fosse esigente la proposta di Gesù, si è fatto male, si è tirato indietro. No, non ce la faccio. Perché? Perché era un otre vecchio, perché era ancora formato su vecchi principi. Quali? Quelli del valore dei beni materiali. Se voi crescete dentro una teologia che dice Dio ti benedice, Dio è contento di te e ti dà delle cose buone e preziose, che senso ha enunciare queste cose? Nessuno. Tu offendi Dio. Se Dio mi benedice ed è contento di me per quello che io faccio, e quindi mi ha dato un bel conto corrente in banca, se io adesso queste cose le do ai poveri, io offendo Dio, come quando qualcuno ti fa un regalo e tu lo vai a rivendere il giorno dopo. No, non posso fare una cosa del genere, perché sei ancora legato a quella mentalità vecchia. Gesù chiede un cambiamento di mentalità. Gesù dice: non è essenziale il bene materiale, è essenziale il rapporto che tu hai con Dio. Quindi tu puoi anche disfarti di quel bene, Dio non si offende, perché facendo questo, dando i tuoi beni ai poveri, tu hai aiutato quei fratelli che sono particolarmente cari a Dio. Quindi tu hai rinunciato un bene, ma hai arricchito qualcuno che sta molto a cuore a Dio, quindi non l'hai offeso certamente. Quindi è questo tipo di novità, secondo me, che è richiesta in quel tipo di provocazione di Gesù. Ma è un'opinione mia, se leggete un commentario troverete anche tante altre interpretazioni e applicazioni. La questione della giustizia tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento si caratterizza per una eccedenza di giustizia. Cioè, è quanto di più lontano ci sia tra le idee del mondo antico di giustizia come equità. Il giudaismo in questo non è molto lontano, secondo me, dal concetto di giustizia dei greci e dei romani, no? Il diritto
diritto romano, giustizia, è dare a ciascuno il suo, dare a ciascuno quello che gli spetta. E in fondo il giudaismo spesso ha concepito, non voglio dare un giudizio ingeneroso, ma spesso nella Bibbia è stato concepito il rapporto della giustizia nel dare a Dio quello che gli spetta. E Dio che è giusto dà all'uomo quello che gli spetta. Che sarebbe un bellissimo sistema se almeno funzionasse, ma non è così. Perché i saggi nella Bibbia mettono in discussione questo principio. Dicono, non è vero. Caso per eccellenza è Giobbe. Giobbe fa saltare il banco, perché era uno che viveva secondo quel principio di giustizia. Sono un uomo ricco perché sono giusto, sono un uomo giusto perché sono ricco. È un circolo virtuoso. Ma a un certo punto, in maniera paradossale, no? Per una scommessa tra Dio e Satana, Giobbe perde il suo benessere. Giobbe diventa il rappresentante di una situazione che non è unica nella vita. E se siamo onesti, quante persone conosciamo nella vita che sono così, che sono brave, pie, eccetera, e vivono passando da una disgrazia all'altra? Dov'è la giustizia? E poi pensi magari a qualche mafioso che è nascosto in qualche bunker con una ventina di omicidi sulle spalle e probabilmente morirà senza farsi un giorno di galera. Dov'è la giustizia? Gli amici di Giobbe non accettano il suo principio, perché Giobbe dice, no, qui c'è qualcosa che non va. Io sono stato giusto e Dio mi ha punito. Gli amici che invece difendono, no, sono più attaccati alla loro idea di giustizia che non a Giobbe, gli dicono, no, Giobbe, senti, di la giusta. Tu sembravi un uomo onesto, ma qualcosa hai fatto, perché Dio non può colpire un innocente. Quindi, per salvare la loro idea di Dio, accusano ingiustamente Giobbe. Se la faccio corta per raccontare tutto il libro di Giobbe, ma la cosa interessante è che alla fine Dio dice che Giobbe ha detto cose vere riguardo a Dio, cioè accusando Dio riguardo a una sua presunta ingiustizia, ha detto delle cose vere. Il libro di Giobbe non dà la soluzione, ma il libro di Giobbe apre uno squarcio in questa visione, cioè fa saltare quel sistema, dice, non è vero, non è sempre così. A volte la giustizia non viene premiata. Diciamo che una soluzione per chi crede nell'aldilà è dire, è vero, io soffro in questa vita, ma sarò ricompensato di quello che ho sofferto. E alcune di queste situazioni si possono trovare, per esempio, nei Vangeli. Avete presente Luca 16, la parabola di Lazzaro e del ricco pulone, che sembra rispondere in questa maniera qui al problema. Perché uno nella vita se la passa male, un altro bene? No? La cosa curiosa di quella parabola è che mentre per il ricco siamo abbastanza sicuri che c'è un vero rovesciamento, cioè è stato un gran disgraziato nella vita, cioè disgraziato, non è che ha fatto chissà che, se ne è fregato del prossimo, si è fatto i fatti suoi. E nell'aldilà viene punito in mezzo ai tormenti. La cosa curiosa è che ha fatto Lazzaro, non lo sappiamo. Di là è premiato, ma ha fatto del bene, non ha mica detto che ha fatto del bene. Sembra che sia stato premiato semplicemente perché di qua è stato punito. Quindi vedete che non è così facile trovare questa risposta sulla giustizia, no? Come è concepibile questo schema simmetrico della giustizia, del dare avere? Gesù nella sua persona di fatto lo ha fatto saltare. Cioè, Gesù ha dato senza ricevere. Gesù ha dato la vita, ma non era mica tenuto a farlo. Perché Gesù ha dato la vita? Chi lo ha spinto a farlo? Che cosa ci ha guadagnato a dare la vita per noi? Niente. E allora il punto è che questo tipo di comportamento eccessivo, perché il comportamento di Gesù è eccessivo, va oltre qualsiasi norma di buonsenso, va oltre qualsiasi norma di equità, fa saltare anche per i credenti questo tipo di simmetria. Cioè noi non ragioniamo più secondo quell'ottica del faccio del bene perché poi il Signore mi premi,
in un certo senso, ma questo è più chiaro in alcuni Vangeli che non in altri. Cioè in Matteo sembra ancora di assistere a quel faccio il bene e ricevo il bene, perché se pensate alla scena del giudizio universale di Matteo 25, quelli che hanno dato da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, saranno ricompensati per quello che hanno fatto, mentre gli altri saranno puniti per quello che non hanno fatto. Questo funziona nella logica della Bibbia. Luca è più radicale. Luca ha quella micro parabola del padrone con un solo servo a lavorare nei campi, il quale quando torna a casa non è che dice: oh, che bravo che hai lavorato nei campi, adesso mettiti tranquillo, ti do da mangiare. No, quel servo tornato a casa deve dar da mangiare al suo padrone. Quando avete fatto tutto quello che dovete fare, siete servi inutili. Cosa significa? Che Dio non è tenuto a darci nessuna ricompensa. È come se tutto quello che noi facessimo è scontato. Il che sarebbe un po' frustrante, no? Se pensate di dire: caspita, tutto quello che posso fare nella vita, spendermi di fatica per i miei familiari, fare volontariato per i poveri, eccetera, non mi fa guadagnare niente davanti a Dio. E allora perché lo dovrei fare? La ragione di Luca è: si serve perché si serve. Ma questo è un comportamento cristico, è il comportamento di Gesù. Gesù non ha dato la vita per guadagnare qualcosa, quindi anche tu, se sei discepolo di Gesù, non lo dai per guadagnarci qualcosa, lo fai per assomigliare al tuo maestro. E vedrai che alla fine non sarai scontento. E questa, la scommessa è questa, sulla fede, solo sulla fede. Luca non ti promette niente, dice, però a quelli che si fidano di questa scommessa, vedrete che vi troverete bene. È molto più azzardata rispetto alla teologia di Matteo, tant'è vero che io credo che la maggior parte di noi è ancora più affezionata a Matteo che non a Luca, perché ci spaventa Luca. Almeno sapere che se faccio un po' di bene a qualcuno, se do da bere al profeta, riceverò la ricompensa del profeta. Quello di Luca è spiazzante. E credo che Tu bisognerebbe fare una hai più sintesi. basato sull'amore, quindi, quella di No, lui. tutte e due sono basate sull'amore, perché in realtà anche i gesti di carità compiuti di Matteo sono basati sull'amore e non sono più basati sulla retribuzione, è questo il punto. Non è un'ottica retributiva, Certo. ma la cancellazione dell'ottica retributiva è pazzesca, perché noi siamo cresciuti nell'ottica retributiva, fin da bambini. Fai i compiti e poi ti faccio vedere la TV. Questa è ottica retributiva. Stai promosso e ti regalo il motorino. Questa è l'ottica retributiva. Se usciamo da questa, con cosa la sostituiamo? Chi studierà ancora se non gli dai più il motorino? Bella domanda. Prego. Ci sono tante cose che sono venute ad accumularsi. Una cosa per la risurrezione, non credere alla risurrezione. Seconda cosa, il taglio che viene fuori da questo che ho percepito io, che sembrano quasi delle regole per vivere in una certa maniera, in maniera che chi abbia la patente del cristiano o cose di questo genere. Riassumendo, la redenzione non è qualcosa che si può credere così anche per fede, benissimo. È che la risurrezione, se c'è un taglio un po', quindi la mentalità nuova, è un paio di occhiali nuovo, quindi sto parlando di nuovo, la risurrezione la possiamo vivere nella nostra vita tutti i giorni e ci possono essere dei casi giornalieri di vivere la risurrezione. La risurrezione è un passaggio da una condizione, per me, la posizione è una condizione di disagio, che è morte, perché stiamo parlando di risurrezione, perché non si può parlare di risurrezione se non c'è la morte, quindi la condizione di morte a qualcosa che si apre e che cambia completamente la mia situazione, anche nelle cose piccole, oltre che nelle cose grandi. Per cui questa risurrezione, perlomeno questo qui e questa è la mia esperienza, non è tanto il fatto che c'è scritto nel Vangelo, è che questo fatto che c'è scritto nel Vangelo è qualcosa che posso vivere. Perché altrimenti questo cristianesimo rischia di diventare
una serie di belle norme, credo, non credo, ma posso essere chiamato cristiano, quindi poi posso accedere a qualche cosa. Cosa fare qui non serve. E il potere di essere cristiano è qualcosa che dà gioia e che ti fa vivere bene. E quindi la resurrezione viene dal fatto che vivo bene, ma perché vivo bene nel senso che ho uno spirito completamente diverso, uno spirito nuovo, che è lo spirito di Gesù Cristo. E che non è che la mia non è che faccio del bene ai poveri perché sono servo inutile, sì, è proprio vero che sono servo inutile, ma il fatto di fare qualche cosa per qualcuno che non deve essere retributivo è che se entro in una certa situazione mentale e di cuore dell'insegnamento di Gesù Cristo, la ricompensa ce l'ho nel momento in cui sto facendo del bene, ma perché mi arriva tanto di quel bene che mi dà un senso di libertà che diversamente non proverei. E quindi l'elemosina del povero non può essere qualcosa di doveroso, così sono buono, così ho fatto la buona cosa. No, è che ti dà gioia. Non so se ho reso l'idea. Certo. Perché altrimenti rimane un cristianesimo che io ho rifiutato quando ero giovane, e perché non può essere una normativa. Gesù Cristo ci ha dato il nuovo di Gesù Cristo, che ci ha portato questo messaggio d'amore che ti dà la ricompensa immediatamente. La vita eterna la vivo qua, ed è una vita di amore. E portare la comunione a un ammalato di domenica all'ospedale è un qualcosa che ti riempie di gioia, pur essendo stancante, pur vedendo la sofferenza, ma il fatto di portare un Gesù Cristo, un sacramento, è una cosa che enorme, che vale più di 1000 elemosine sotto certi aspetti, per esempio. E il fatto di donarsi è il vero messaggio di Gesù Cristo, quindi è donare se stessi. E non è vero che non c'è ricompensa, è enorme questa ricompensa, adesso, subito. Sono d'accordo. Il vissuto esistenziale può parlare di una profondità a cui magari i testi non arrivano. Quindi sono perfettamente d'accordo sul fatto che uno può vivere la risurrezione più di quello che può comprendere uno leggendo un testo evangelico. Io però dico, come potrei capire questa cosa della risurrezione se qualcuno non me ne avesse parlato nei testi prima? E quello è il punto. Per cui non posso bypassare questa... Infatti sono gli occhiali nuovi. Esatto. Ma ho bisogno di passare prima attraverso queste, perché non è un'idea istintiva, naturale, quella della risurrezione. È una rivelazione. Quindi ho bisogno che qualcuno me la manifesti. Poi capirla, devo vivere per capirla davvero. In questo senso credo che il vissuto dei credenti arriva più lontano della comprensione degli esegeti. Questo non mi fa nessun problema, cioè sono alcune persone che con la loro vita commentano il Vangelo molto meglio di quello che posso fare io da studioso, ma ci mancherebbe altro, perché vivono quella realtà che Gesù descrive. Però devo spezzare anche una lancia a favore di chi studia la scrittura, per dire: mettiamo dei paletti, aiutiamo la gente a dire, cerca di non andare più in là di così o meno di cos'ha, ecco. Poi dentro lì muoviti, dentro quel recinto che è grande e magari scava in profondità. Ma il nostro compito è cercare di delimitare un po' quello che probabilmente non vuole dire, quello che quasi certamente non è da attribuire alla parola, è come creare un'area di sicurezza dentro quale poi tu come un bambino puoi giocare tranquillo. Non hai paura che passi una macchina che ti attraversa l'incrocio e tu rimani investito. No, dobbiamo creare quell'area di sicurezza. Più o meno qui dentro muoviti, gioca finché vuoi, scava con le mani, con la paletta, eccetera, divertiti, ma stai più o meno dentro questi ambiti qui. Allora vede che non è alternativo, ma è complementare.